Bentornati alla nuova edizione. Queste sono le principali notizie della giornata a cura dell'Eco Vicentino. Valdagno, anziana, a piedi investita in strada, è in condizioni disperate in rianimazione. Dopo l'investimento avvenuto in una strada secondaria a nord del centro di Valdagno, stamattina alle 10.30, una 76enne del posto è stata trasportata in codice rosso nel reparto rianimazione del San Bortolo a causa di un forte trauma cranico. La sua sopravvivenza sarebbe appesa ad un filo a causa delle lesioni serie riportate nell'urto. Lusiana Conco, il rimorchio lasciato in pendenza, si schianta su una villetta alle 6 di mattina. Illese gli inquilini. Il grambotto, poco prima delle 6 di stamattina, con la famiglia svegliata di soprassalto, così come i vicini. Nessun ferito, ma danni ad un muretto di mattoni e al poggiolo demoliti dal carro rimorchio con sopra un mezzo asfaltatore. Un possibile guasto all'impianto frenante è all'origine del pericoloso inconveniente. Sul posto carabinieri e pompieri. Sandrigo, slot machine aperte al pubblico fuori orario, 9.000 euro di multa per tre bar. La caccia ai commercianti che non rispettano le norme regionali sulla prevenzione della ludopatia continua da parte dei finanzieri di Vicenza e Provincia, che in due bar di Sandrigo e uno di Thiene rilevano infrazioni in 18 dispositivi video slot, staccando una sanzione da 500 euro per ognuno. Vicenza, incidenti in A4 tra i caselli di Vicenza, direzione Milano, traffico fermo per 5 chilometri. Disagi prolungati per buona parte della mattinata intorno a Vicenza sul tratto vicentino dell'autostrada a causa di un tamponamento a tre veicoli avvenuto sulla corsia di sorpasso tra gli svincoli di Vicenza Est e Ovest, direzione Verona. Ferite superficiali per gli automobilisti, ma code estenuanti di veicoli in A4 e sulla tangenziale. Tiene festa abusiva tra ventenni, all'ultimo giro di valzer arriva la Guardia di Finanza. Rischiano di dover pagare una cifra vicina ai 4.500 euro i tre 25enni che avevano organizzato ai primi di dicembre una festa con biglietto d'ingresso in un capannone della zona industriale tienese senza autorizzazioni. Circa 60 i giovani presenti, a cui aggiungere la pattuglia delle Fiamme Gialle chiamate al sopralluogo. Schio, allo scambio gli auguri, l'addio di Orsi. La fatica di governare non mi ha mai tolto l'amore per Schio. Gratitudine, ma anche il volto umano della politica, quello dell'artigiano prestato al buon amministrare con le mani libere da appartenenze politiche. È un teatro civico pieno per la tradizionale cerimonia di Natale, quello che ha accolto al microfono il sindaco Orsi per l'ultimo scambio augurale come primo cittadino in carica. Previsioni meteo 18-21 dicembre, prima di Natale, caldo anomalo e assenza di perturbazioni. L'alta pressione che ci sta accompagnando in questi giorni sta portando temperature tutt'altro che invernali sui rilievi, mentre in pianura, grazie all'inversione termica, c'è una parvenza d'inverno con diffuse brinate notturne, valori termici degni di una primavera inoltrata. La pagina dell'Eco Nazionale, streaming TV illegali, perquisizioni e sequestri in diverse città italiane. Una vasta operazione diretta dalla Procura di Catania è stata condotta contro la pirateria TV e lo streaming illegale in numerose città. 21 persone sono indagate. Manovra, nessuna modifica al superbonus, dietro front sul taglio alle pensioni di medici dipendenti. La manovra in arrivo non porterà nessuna modifica al superbonus. Tra gli emendamenti presentati nella notte, approvati dalla Commissione Bilancio Senato, non risultano provvedimenti riguardanti la proroga dell'agevolazione per i condomini con lavori in stato avanzato, né la soluzione tecnica dello stato di avanzamento al 31 dicembre 2023.
Sport, Champions ed Europa League. A Nyon in Svizzera le squadre italiane impegnate negli ottavi di Champions League e playoff di Europa League hanno conosciuto le loro avversarie. Alla luce del sorteggio possiamo dire che poteva andare peggio, ma in alcuni casi anche meglio. Attacco hacker contro la pubblica amministrazione, il gruppo russo Lockbit chiede un riscatto. Un massiccio attacco informatico iniziato la mattina di venerdì 8 dicembre sta mandando in tilt diverse strutture della pubblica amministrazione, coinvolgendo anche 300 enti locali. È tutto, grazie dell'attenzione, a domani.